Milano i citofoni sono una cosa vergognosa. I nomi sono scritti in piccolissimo. Ma io già c'ho i cazzi miei. Io ci vedo talmente pochi che i cani guida mi mandano il curriculum. E c'è sempre, nella nostra cerchia di amici, un amico che è convinto di sapere sempre qualcosa in più degli altri e quindi di avere di conseguenza il consiglio sempre giusto da darci. E allora un mio amico mi fa: vabbè, ma per quanto riguarda quel problema agli occhi, ma perché non provi a mettere le lenti a contatto? E perché per mettere le lenti a contatto mi devo togliere gli occhiali, come cazzo le trovo le lenti a contatto? L'altra mattina arrivo in ufficio, bello, calmo, tranquillo, sorridente, perché già il lavoro è pesante di suo. Arriva il mio caporeparto e mi fa: senti, oggi è il giorno della visita oculistica, l'oculista ha visitato tutti, ma anche solo tu, vatti a far vedere. Allora vado all'oculista, buongiorno, buongiorno, mi fa: si accomodi, si copra un occhio con una mano. Mi dica cosa vede. Guardi, sforzandomi al massimo, a malapena la mano che mi copre l'occhio. Ma mi tolgo una curiosità. Ma lei con gli occhiali li porta dalla nascita? No, prima. Pensi che ho rotto le acque con le stanghette? Allora mi fa: guardi, le prescrivo un paio di occhiali nuovi, vado in negozio da un ottico e se li faccia fare. Arrivo in negozio dall'ottico, lo vedo, gli vado incontro, dico: buongiorno, sarei qui per un paio di occhiali nuovi. E mi fa: ma lei ha problemi di vista? Ma va? Che cosa glielo fa pensare? Perché io sono il fiorista, l'ottico è il negozio di fianco. Allora finalmente vado dall'ottico, mi fa vedere degli occhiali molto belli, li ho acquistati, ho detto, ero felice, ho detto per festeggiare vado a mangiare qualcosa al ristorante. Ora che io sono una buona forchetta, lo vedete anche voi, insomma, anche se vi devo dire la verità, c'è stato un periodo della mia vita dove sono arrivato a pesare anche 75 kg, poi non so cosa sia successo dopo il battesimo. E... vado al ristorante, mi accomodo al ristorante, arriva il cameriere e dico: buongiorno cameriere, oggi che cosa mi consiglia? Un altro ottico, perché sono il fiorista di prima. Guardo l'orologio, vedo che manca ancora un po' di tempo allo scadere del permesso, ho detto: beh, sai che faccio? Vado a prendere mio figlio. Arrivo davanti all'asilo, vedo uscire tutti i bambini, a un certo punto vedo uscire mio figlio, gli vado incontro, lo abbraccio, dico: amore mio, hai visto che papà ti ha fatto la sorpresa e è venuto a prendere all'asilo? E mi guarda e mi fa: ma io non sono tuo figlio, sono il figlio del fiorista. So cambiate le cose, grazie! Premio Sganassau a Bruschetta! Sganassau! Sganassau, sai cosa ridi?